Pro e contro di un lavoratore autonomo. La partita IVA sì, la partita IVA no. Come vi avevo promesso nello scorso video, vi racconto un po' dei pro e contro, secondo il mio punto di vista, della partita IVA. Partiamo dai pro, dai, cerchiamo di essere positivi. Partiamo dai pro. Tra gli aspetti positivi di una partita IVA, di aprire una partita IVA e lavorare autonomamente, è il fatto che puoi avere più di un cliente, più di un progetto. Quindi innanzitutto è molto più stimolante perché comunque inizi e finisci i progetti e non stai magari anni e anni sullo stesso cliente, sullo stesso progetto a fare sempre le stesse cose. Secondo me è anche molto più stimolante come lavoro. È anche positivo perché vedi, hai a che fare con tante cose diverse, quindi impari secondo me cose diverse. Spesso e volentieri anche tra collaborazioni autonome hai a che fare con altri professionisti, quindi conosci altre persone che a loro volta hanno dei contatti, hanno altri progetti, possono inserire in altri progetti, in altri team e così via dicendo, parte la catena. E uno degli altri pro secondo me della partita IVA è che puoi organizzare il tuo tempo libero. Infatti, essendo autonomo, devi da solo organizzarti per poter sviluppare le consegne nei tempi giusti stabiliti insieme al cliente, però puoi anche lavorare di notte se questo te lo permette, puoi lavorare di giorno, puoi lavorare da ovunque nel mondo. Io per esempio ho bisogno di un computer, di una linea internet e di un telefono, punto. Cioè, una volta che posso parlare col cliente via Skype, mi metto d'accordo, riesco a fare le mie cose col computer e riesco a mandare le email o eventualmente i post sui social eccetera eccetera tramite una linea internet, non mi serve altro. Io posso farlo da Luanda, posso farlo da Oslo, posso farlo da Milano, da ovunque. Non tutti i lavori sono così, ovviamente, spesso e volentieri bisogna essere fisicamente nel luogo, però molti invece lavori possono essere riadattati a farlo in remoto, come si dice, no? Cioè, anche a distanza. Secondo me un altro pro della partita IVA è che comunque rispetto non tanto al lavoratore dipendente quanto a un lavoratore autonomo ma senza partita IVA, è che comunque ti dà una certa professionalità. Cioè, nel momento in cui tu ti proponi come un collaboratore e dici ho la partita IVA perché io sono un professionista di questo settore, in un certo senso ti dà anche maggiore credibilità, se vogliamo. Se hai la partita IVA vuol dire che hai un fatturato superiore, per esempio, ai 5.000 euro e quindi significa che tu hai tanti progetti, lavori e lavori bene perché i clienti continuano a chiederti progetti. Quindi dà una certa credibilità avere la partita IVA. Arriviamo ai contro della partita IVA, perché ci sono anche tanti contro, ovviamente. Uno dei fattori più negativi, almeno per me, è il fatto di dover perdere praticamente metà del tempo del tuo lavoro nelle faccende amministrative, se vogliamo, quindi invio di preventivi, ricerca e analisi nello specifico, invio di fatture, verifica se ti hanno fatto i pagamenti, se no solleciti dei pagamenti, se non sollecitano il pagamento devi andare da un avvocato, farti scrivere una lettera per, come dire, richiedere fortemente il pagamento, quindi tutta una serie di aspetti anche legali e burocratici un po' sconvenienti. E oltretutto l'altra metà del tempo, cioè diciamo un altro 20% del tempo, devi continuamente cercare nuovi clienti, nuovi progetti, perché spesso e volentieri appunto una collaborazione può essere a lungo termine, però a volte sono dei progetti che durano limitatamente nel tempo. Finito quello, tu hai finito di fatturare con quel cliente, adesso che fai? E quindi diciamo la ricerca continua di lavoro è anche parte del lavoro di un freelance. E un altro contro del freelance è che ti trovi molto spesso a lavorare da solo a casa. Allora, se sei bravo a organizzarti, secondo me è un fattore più positivo che negativo. Per me, che invece io sono una persona, un animale sociale, come direi, è difficile invece, a volte, non so, avresti voglia di confrontarti con un tuo collega. Ma tu cosa ne pensi di questa soluzione che ho trovato? Oppure, non so, pensi di aver avuto un'idea geniale, ma ti vuoi confrontare?
magari con qualcun altro, magari con qualcuno che ne capisce del tuo settore, ma non con tua sorella, con tuo marito, o con i tuoi genitori che non, magari sono fuori dal mercato del lavoro e non lo sanno. Quindi un po' la solitudine e diciamo così il doversi veramente organizzare molto bene. Io poi lo dico da persona che vive da sola, ma mi immagino se uno ha famiglia o addirittura un bambino in casa, io non riesco proprio a immaginarmi le persone che hanno un figlio, che lavorano a casa e hanno magari il figlio a casa, cioè roba da matti, non so come fate, se ci sono online delle persone, delle mamme e dei papà che hanno un figlio in casa, che gli bazzica in casa mentre lavora, ditemi come fate, vi prego, sono veramente curiosa, no? Io non ce la farei mai, piuttosto andrei in un co-working fuori casa. E per qualche ora perlomeno pagherei un co-working, una postazione. E uscirei proprio di casa, oppure manderei fuori il figlio in qualche modo a scuola, per esempio. E un altro dei contro, l'ultimo dei contro, secondo me, della partita IVA è appunto cercare di far capire che il tuo lavoro ha un valore e che quindi non puoi farti pagare come un dipendente, ma un valore più alto, proprio perché, come dicevo nell'altro video che ho fatto su come iniziare a essere freelance, che vi linko qua sopra. Praticamente voi dovete chiedere un fee molto più alto, cioè 3 volte quello che vi pagherebbero al netto in un rapporto come dipendente. Quindi cercare di far capire al cliente che quello che ti paga è frutto di un lavoro e nelle voci di preventivo, se fossi in voi, descriverei molto attentamente quello che voi fate. Quindi non, design di un logo, anche essere design di un logo, però analisi del mercato, cosa, specifica analisi e ricerca da specifiche richieste del cliente, design e studio dei colori, ta ta ta, per voci, per ore, per un complessivo di 10 ore. E tu dici, ma cavolo, per fare un logo ci metti un'ora? Sì, per fare un logo ci metto un'ora, poi. Però ci metto un'ora per farti questo benedetto preventivo, poi ci metto un'ora per fare la ricerca di quella specifica cosa che mi hai chiesto tu specifica. Poi ci va, dipende. E quindi alla fine il logo non ci metti mezz'ora a farlo, ma ci metti 4 ore, 5 ore, quello che è. Quindi è importante, secondo me, dei contro e cercare, non è tanto facile far digerire dei prezzi così alti ai clienti che purtroppo in Italia soprattutto non sono molto abituati. Cioè, vogliono avere il lavoratore autonomo per non avere responsabilità, eccetera, però allo stesso tempo dicono: ma come, mi è caro come il fuoco, bisogna capire la differenza, una differenza grossa c'è. E niente, ci vediamo al prossimo video che sarà, ve lo dico subito, su gli strumenti che io personalmente utilizzo, quindi strumenti online e strumenti fisici, hardware e software che utilizzo per poter fare il mio lavoro da remoto, cioè ovunque nel mondo, perché veramente io viaggio tantissimo e quindi io posso fare il mio lavoro da ovunque, l'ho già fatto, sono 3 anni che faccio il mio lavoro da ovunque io sia praticamente. Ci vediamo al prossimo video. Ah, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Io parlo di solito di viaggi, di intercultura, di lavorare e vivere all'estero, chiaramente questa è una parentesi. Se vi piace questa parentesi, fatemi like, lasciatemi un commento, ma iscrivetevi al canale perché farò moltissimi video ancora su come organizzarsi per vivere all'estero, la mia particolare vita in Norvegia, che tra poco partirò, e quindi avete tutte le playlist con i diversi argomenti del mio canale. A presto, ciao ciao!